Ciao a tutti, volevo parlarvi ancora di armi chimiche, del presunto attacco che sarebbe avvenuto a Douma in Siria all'inizio del mese e spiegarvi perché io sia così profondamente convinto che questa sia stata in realtà una messa in scena. Prima di introdurre, di venire al sodo, vorrei fare una piccola introduzione che riguarda l'informazione, perché io sono abbastanza convinto che per quanto magari il mio ragionamento possa sembrare ad alcuni di voi tutto sommato all'apparenza convincente, mi direte, ma Alberto, com'è possibile che tutti i mezzi di informazione, occidentali almeno, siano così allineati e compatti nel sostenere la tesi opposta, ovvero o che Assad sia colpevole o che comunque sia molto possibile che questo attacco sia effettivamente avvenuto per mano dei soldati di Assad. Questo è un argomento troppo ampio, già il video così sarà troppo lungo, non posso dilungarmi molto, vi invito però a considerare il fatto che di episodi in cui tutti i mezzi di informazione occidentali si sono compattati attorno a un falso, ce ne sono stati, per esempio armi di distruzione di massa di Saddam Hussein, vi ricordate Colin Powell con la provetta alle Nazioni Unite. C'era un'altra testimonianza, mi pare fosse stata anche quella alle Nazioni Unite, di una bambina irachena che raccontava di aver visto come i soldati iracheni entravano negli ospedali, estraevano i bambini neonati dalle incubatrici e li uccidevano. Testimonianza ghiacciante, poi però in realtà si è verificato che questa bambina non era chi sosteneva di essere, era in realtà la figlia di un ambasciatore, non mi ricordo se del Kuwait o del Qatar, comunque era un paese amico, alleato degli Stati Uniti. Anche questo era un pretesto per entrare in guerra. Più recentemente con Gheddafi c'era la voce, anzi c'era la notizia che Gheddafi avrebbe sterminato decine di migliaia di oppositori gettati nelle fosse comuni, eccetera eccetera. Di questo non c'è stato nessun riscontro. Ecco, purtroppo i nostri mezzi di informazione per quanto riguarda l'Italia sono abbastanza attenti, perché magari hanno il loro partito di riferimento o il partito che odiano, quindi leggendoli tutti si avrebbe comunque un'informazione abbastanza obiettiva, abbastanza completa, che mostra tutti i punti di vista. Purtroppo i nostri mezzi di informazione, il punto di vista russo, siriano, quello che non piace agli Stati Uniti, non compare mai. Parlo dei mainstream, poi si possono guardare BioBlu, Pandora TV ed altri, e in cui si vede anche l'altra faccia della medaglia. Vi consiglio a proposito di seguire anche questi canali, perché ci si può credere oppure no, però mostrano l'altro lato della medaglia, che secondo me è assolutamente indispensabile vedere. Chiusa questa parentesi, entriamo nel sodo. Allora, vorrei innanzitutto affrontare il problema dal punto di vista logico e spiegare qual è, secondo me, il motivo principale che già da solo mi convince che questo attacco sia una messa in scena. Beh, bisogna considerare com'era la situazione in Siria. Adesso io vi racconto quello che risulta a me. Se avete dei dubbi, che non mi credete, per favore esprimetevi, io vi mando tutti i link anche da mezzi di informazioni occidentali che dimostrano che le cose erano effettivamente così, perché queste cose si sanno. Allora, c'era questa sacca di Ghouta nella Siria che era circondata dalle forze pro-Assad. Alla fine questa sacca, nell'arco di un paio di mesi, si è molto ridotta, perché un po' per l'avanzata proprio militare, ma soprattutto a seguito di piccole avanzate militari, l'esercito siriano ha indotto questi ribelli a negoziare, e quindi sono state un sacco di trattative e negoziazioni con i vari gruppi, perché ce n'erano più di uno all'interno, e questa sacca si è ridotta. La negoziazione è sempre stata del tipo, Assad diceva, io ti do gli autobus, ti permetto permetto ai ribelli, all'opposizione, di salire su questi autobus con le proprie armi, non l'artiglieria pesante chiaramente, ma quello che ci sta sull'autobus, diciamo, sì, con le proprie armi, con la propria famiglia, e vi lascio andare a nord, a Idlib.
La regione è controllata da ribelli, anche qui diverse fazioni, principalmente ci sono fazioni pro-turche, però c'è una componente molto consistente di Al-Qaeda. E questi ribelli che erano nel Ghouta, che erano principalmente legati ad Al-Qaeda, dopo pochi giorni, insomma, hanno sempre accettato queste negoziazioni, e la SAC si era ridotta proprio alla città di Douma. Ora anche qui c'erano in corso negoziazioni, erano praticamente state risolte, avevano trovato la soluzione, però i ribelli che erano a Idlib, quelli diciamo più vicini alla Turchia, dicevano no, non vogliamo questi qua, questi sono jihadisti, sono estremisti, non li vogliamo noi, perché beh, in realtà sono jihadisti anche loro, però sono correnti diverse, una parte, quella di Douma, era più legata ad Al-Qaeda, quindi all'Arabia Saudita, quegli altri erano più legati a Fratelli Musulmani, la Turchia o al Qatar. Vi ricordate un paio di mesi fa c'era stato questo battibecco con l'Arabia Saudita che accusava il Qatar di fomentare il terrorismo? Voglio dire, se la cantano tra di loro, sicuramente l'Arabia Saudita non è meglio, però c'era della verità su questo. Sono semplicemente gruppi, come dire, fazioni diverse, sette diverse, però sono in ogni caso tutte jihadiste che vogliono portare la jihad e quindi un Islam molto, molto, molto radicale. E questo era proprio nei giorni in cui, precedenti al presunto attacco con armi chimiche, però dopo si era risolta anche questa. Non so se avessero deciso di mandarle su un'altra città, forse controllata da Al-Qaeda, oppure come è stato risolto. Comunque alla fine era stato trovato l'accordo anche per Douma. C'è bisogno dei tempi tecnici per avere gli autobus, eccetera, per assicurarsi che il percorso sia sicuro. E comunque l'accordo c'era. E in questo momento scatta l'attacco con armi chimiche. Qualcos'altro che voglio dirvi di contesto è che, beh sì, restava questa città, quindi sicuramente sarebbe stata conquistata, o con la forza o con i negoziati, non ci si scappava da lì. Ma la cosa anche interessante, forse più interessante ancora, è che alcune settimane prima Trump aveva dichiarato che voleva ritirare i propri soldati dalla Siria, che non era la sua battaglia. Ecco, un altro elemento che aggiungo è che Assad, sia che crediamo che abbia compiuto attacchi con armi chimiche in passato, oppure no, secondo me assolutamente no, però in ogni caso, anche se vogliamo credere che lo abbia fatto, a questo punto gli era totalmente chiaro che ad ogni attacco con armi chimiche, sarebbe corrisposto un attacco da parte delle forze alleate occidentali contro di lui. Era successo un anno prima e dall'anno prima in poi, questo fatto era stato ribadito e rafforzato anche nei mesi precedenti. Era assolutamente pacifico che non sarebbe stato tollerato nessun attacco con armi chimiche. Allora, la mia domanda è: se voi credete che Assad abbia fatto questo attacco, o se comunque siete possibilisti, ammettete questa possibilità, ma mi spiegate perché lo ha fatto? Perché usare armi chimiche contro una città che a giorni, da qui a giorni, i ribelli se ne andranno, e che se anche dovesse succedere qualcosa, qualche contrattempo, comunque puoi conquistare facilmente, perché non era Aleppo questa, una città molto più piccola. Perché usare armi chimiche? E sapete, perché le armi chimiche colpiscono sia i ribelli dell'opposizione, ma colpiscono anche i cittadini che sono pro Assad. Perché non aspettare un paio di giorni quando questi salivano sugli autobus? E attaccare gli autobus, magari non direttamente, chiaramente, non con armi chimiche, ma con qualche mina lungo la strada. I ribelli erano tutti belli compatti dentro l'autobus, se ne facevano fuori tanti così, ribelli e loro famiglie. Qualche mina sulla strada, le mine non hanno la firma, potevano essere Assad, avrebbe potuto dire queste strade sono ancora controllate dai ribelli, ma poteva anche riuscire a mettere le sue strade che fossero, erano effettivamente state controllate dai ribelli fino al giorno prima e nessuno poteva dire niente. Oppure ci sono sempre i cecchini, anche nelle aree conquistate da Assad, comunque c'è sempre qualche cellula estremista dormiente, si dice, che
sì, che si sono arresi, ma che sono pronti magari a fare operazioni del genere, a sparare contro il nemico, specialmente in questo caso dove il nemico sono questi altri ribelli che hanno tradito la missione, che si sono arresi. Quindi Assad avrebbe potuto far sparare dai suoi soldati a questi ribelli, a questi autobus, e poi incolpare e dire purtroppo sono jihadisti che si sparano tra di loro. Sarebbe stato più credibile e non avrebbe avuto questa risonanza nei mezzi di informazione occidentali, non avrebbe costretto le nazioni occidentali ad intervenire, oppure semplicemente poteva aspettare e bombardare la città come si fa sempre e liberarla come ha fatto per Aleppo. Quindi la mia domanda è: perché? Che senso ha fare questo? Tra l'altro, questi attacchi con armi chimiche, vedete, i video che ci mostrano sono sempre solo civili. Sembra che Assad, per quanto ci provi, non riesca mai a uccidere qualche ribelle armato. Anche questo è un aspetto abbastanza curioso. Comunque, questo è un dettaglio. Allora, l'argomento principale, ve l'ho detto, si basa su fatti che sono noti e stranoti, su cui spero siamo tutti d'accordo, e sulla logica. Se voi non siete d'accordo, per favore scrivetemi nei commenti perché non siete d'accordo, però vi prego di farvi queste domande. Questa era l'argomentazione principale, poi ce ne sono altre che sono basate su fatti che stanno emergendo in questi giorni. Come tali, si sa, potrebbero cambiare, potrebbero evolversi un po' e magari non essere così decisivi. Io ve li elenco lo stesso perché li trovo abbastanza convincenti. Allora, il primo è sulla testimonianza dei medici e dei pazienti dell'ospedale dove sarebbero state curate le vittime dell'attacco. Allora, le immagini che abbiamo visto mostrano, che vi mostro adesso, mostrano questi pazienti che si spruzzano l'acqua. Sono chiaramente in panico. Adesso giornalisti, specialmente russi, ma anche c'è qualche giornalista occidentale che è stato a Douma e ha interrogato i medici e gli altri pazienti che si vedono in questi video. Tra questi pazienti c'è anche un bambino di 11 anni che è facilmente riconoscibile e che in pratica raccontano un'altra versione. Dicono che c'era stato un bombardamento, chiaramente da parte di Assad, su una palazzina. A seguito di questo bombardamento si è verificato un incendio a un piano e gli altri inquilini avevano dei sintomi da soffocamento, adesso non so come si chiama in termine tecnico, però chiaramente il fumo di questo incendio non faceva molto bene. Allora sono stati fatti evacuare immediatamente e portati tutti in ospedale. Stare sotto osservazione, se qualcuno aveva bisogno di cure veniva curato. Quando questi erano all'ospedale, sono entrate alcune persone, dei caschi bianchi, con sempre la loro bella videocamera, perché questi sono dottori fenomenali, hanno sempre con loro la videocamera per filmare tutto, e a gridare: è stato un attacco con armi chimiche, armi chimiche! E hanno iniziato a spruzzare acqua sui pazienti, che a loro volta, anche loro presi dal panico, hanno iniziato a bagnarsi tra di loro. Ecco, questa è la versione dei mezzi di informazione russi adesso. Quindi non ci sarebbe stato nessun attacco con armi chimiche, ma semplicemente è stato usato il panico dei pazienti a seguito di un attacco con armi convenzionali, per farlo passare come attacco con armi chimiche. Un altro episodio che si è visto in questi giorni è c'è una bombola, non so, di gas chimico che è appoggiata su un letto dentro una stanza e si vede che c'è un foro sul soffitto. Ecco, questa bombola è stata trovata dai giornalisti russi e effettivamente c'è su questa stanza, ma si chiedono: ma come mai
il letto è intatto, come mai i vetri della finestra sono intatti? Com'è possibile che questa bomba entra, fa un buco sul soffitto e poi va ad adagiarsi sul letto? C'è qualcosa che non torna. E se questa è davvero un'arma, una bomba chimica, una di quelle che ha causato questo attacco, com'è possibile che poi c'erano, nel video si vede un operatore, non so se fosse dei caschi bianchi, ma comunque dei ribelli, che mostra questa bomba, dice che sono armi chimiche, ha la maschera antigas, però le mani scoperte dentro questa stanza. I scienziati dicono che questo non è assolutamente possibile. Se questa è veramente un'arma chimica, la maschera, a parte che da sola non ti salva, ma anche le mani devi proteggerti, ecco. Vabbè, e comunque resta il fatto, com'è che questa sia adagiata sul letto? Questi sono piccoli episodi, non baso su questi la mia certezza. Diciamo che la completano, ecco. Sarebbero altre cose a cui bisognerebbe rispondere. Parliamo un po' dei giornalisti che sono in Siria adesso. Ci sono anche giornalisti occidentali. Non mi viene in mente il nome di uno, ma un altro è Robert Fisk dell'Independent, che benché in questi giorni venga chiaramente accusato di essere pro-Assad, non è affatto un giornalista pro-Assad, è un giornalista occidentale con una grandissima esperienza, molti anni di esperienza sul campo, in Medio Oriente, parla l'arabo e non è, diciamo, non è il primo venuto, non è che crede a tutto quello che gli dicono i testimoni. Infatti sull'articolo che ha pubblicato sull'Independent, vi metto il link in descrizione magari, ecco. Spiega quali sono i suoi dubbi, mostra effettivamente le varie sfaccettature di questa storia, però è un articolo che secondo me bisogna assolutamente leggere. E l'altro giornalista occidentale dice che non è che sono solo loro due giornalisti occidentali a Douma, dice che ci sono una ventina di troupe occidentali lì a filmare, a interrogare i civili, eccetera, però nessuno pubblica niente. E ovviamente perché? La domanda è perché non pubblicano niente. Forse quello che le risposte che si sentono dare dai civili non sono quelle che loro vorrebbero. Ecco, poi è chiaro, si può anche pensare che queste testimonianze sono fasulle. Chiaramente questa zona adesso è stata conquistata da Assad e la gente potrebbe avere giustamente un po' di paura, però non dobbiamo neanche considerare, neanche pensare che queste persone non abbiano nessuna dignità, nessun coraggio. Se ci sono persone anzi, tra l'altro, bisogna dire che queste persone che sono rimaste a Douma sono quasi certamente già di per sé pro-Assad, altrimenti avrebbero abbandonato la città sugli autobus, quindi non hanno motivo di mentire, specialmente il padre di questo bambino di 11 anni, che sarebbe stato vittima di armi chimiche, che comunque adesso sta benissimo il bambino. Perché dovrebbe cercare di difendere Assad quando Assad ha cercato di uccidergli il bambino, se crediamo alla nostra versione? Se è stato così, perché questo qui non ha preso e è salito sull'autobus anche lui? Il bambino tra l'altro adesso sta bene, poteva andare, non ha nessun sintomo questo bambino, eh. È abbastanza interessante vedere l'effetto delle armi chimiche. Va bene, questi sono i punti principali che io sollevo, però davvero il punto fondamentale riguarda i fatti su cui siamo tutti d'accordo e la logica, perché Assad avrebbe dovuto usare le armi chimiche. Io vi prego di scrivermi nei commenti o in privato cosa ne pensate, specialmente se non siete d'accordo. Ma se non siete d'accordo, per favore, datevi una risposta a questa domanda. E l'invito che faccio a tutti è di leggere, di consultare anche mezzi di informazione pro-russi o comunque meno mainstream, meno allineati, ecco, a un certo editore o comunque a un certo partito, una certa visione atlantista del mondo, come per esempio BioBlue, Pandora TV. Russia Today in inglese, Sputnik in italiano, perché? Non perché dobbiate credere
a quello che dicono, ma perché bisogna leggere anche queste cose, guardare a vedere le fonti, cosa c'è di convincente in quello che dicono e cosa c'è di sbagliato, perché altrimenti resteremo sempre come quegli uomini dell'allegoria della caverna di Platone, che erano incatenati dentro la caverna a guardare la parete e non vogliono guardare di lato, non vogliono vedere null'altro che non sia familiare a loro, e resterete sempre succubi della propaganda. Vabbè, era un video lungo, vi ringrazio per avermi seguito fino ad adesso. Ciao ciao.